un'associazione che coinvolge più di 80 soci delle frazioni Santa Lucia e Sant'Anna di Cava dei Tirreni. Quest'oggi presentiamo l'iniziativa Luciana Card. Qual è lo scopo di questo progetto, ma soprattutto il fine che si prefigge l'associazione? Dunque, l'associazione Luciana vuole essere un qualche cosa che vuole compattare un poco quello che è praticamente le due frazioni, Santa Lucia e Sant'Anna, tanto è vero che è nata Luciana. Questa associazione è nata, noi siamo giovani nel settore, diciamo che abbiamo circa un anno di attività, oggi presentiamo un progetto molto ambito al quale abbiamo dato tanto lavoro e con somma soddisfazione noi presentiamo. Questa card che noi andiamo a presentare è un insieme di commercianti che vuole fare una raccolta punti per premi, che vuole fare una raccolta punti per incentivare la spesa tra Santa Lucia e Sant'Anna. Dunque, noi, come dicevo prima, siamo giovani di età, perché abbiamo circa un anno alle spalle, siamo inesperti e quindi possiamo peccare pure di fare qualche errore, errori che possono nascere da inesperienza, ma comunque ci prefiggiamo di migliorare ogni giorno di più. C'è da dire anche questo, oggi noi contiamo 86 associati, per noi è una grossa soddisfazione, è un grosso motivo ad andare avanti per la realizzazione tanto lavoro. Io insieme al consiglio direttivo, al quale mi affianco, di avere delle persone così volenterose, diamo tanto del nostro tempo libero e devo dire la verità, sono emozionato e ringrazio tutti quanti, tutte le istituzioni e tutti coloro che mi hanno affiancato in questo progetto. Ringrazio tutto e auguro buona spesa a Santa Lucia, Sant'Anna e viva Luciana. Onorevole Giovanni Baldi, un'iniziativa, quella della Luciana Card, promossa da un'associazione che insiste sulle frazioni di Santa Lucia e Sant'Anna di Cava dei Tirreni e che vuole implementare, sviluppare i territori delle frazioni cavesi. Lei che è da sempre vicino alle esigenze del territorio di Cava dei Tirreni, ma soprattutto a queste località, cosa si sente di dire all'associazione nascente? Sì, innanzitutto mi complimento ancora per il presidente, con il presidente Carmine Senatore, vicepresidente Enzo Lamberti, tutti i soci, tutto il consiglio direttivo. Questa è una delle tante occasioni di sviluppo del territorio, in particolare della frazione di Santa Lucia e Sant'Anna, quindi ben vengono queste iniziative che sono partorite dall'associazione Luciana, che implementano delle attività, dei servizi che fanno in modo di rilanciare un po' il commercio che langue un po' per la crisi economica e anche un po' perché le persone tendono al risparmio, quindi hanno un acquisto un poco inferiore rispetto agli acquisti che facevano precedentemente. Quindi queste iniziative vanno proprio nella direzione. Poi fra poco partirà anche il bando regionale per i centri commerciali naturali, dove ho già dato modo al Presidente di verificare i requisiti e di partecipare al bando, perché è un'occasione questa per rilanciare i centri commerciali naturali frazionali. E quale modo più eclatante per Cava dei Tirreni, perché Santa Lucia e il rione poi di Sant'Anna è un centro commerciale già naturale di per sé, perché è fatto tutto, diciamo, quindi in direzione unica, quindi con i borghi antichi, le infrastrutture proprio tipico di un borgo quasi medievale, un po' ristrutturato nel tempo. E è un'occasione questa per fare in modo che il commercio possa essere rilanciato ancora di più, soprattutto con l'aiuto economico che darà la Regione Campania. Loro si possono associare anche con l'ente comune per realizzare insieme alla parte, quindi fare una parte pubblica e una parte privata, come è stato per il centro commerciale naturale del centro di Cava. È un'occasione questa che ho detto loro di non trascurare e di poter mettere in campo
per un progetto che possa essere valido per accreditarsi il finanziamento. Naturalmente io spero tanto che possa riuscirsi, che il centro, che l'associazione possa riuscire in questo intento, che favorirà senz'altro un commercio diverso e implementerà le vendite da parte degli stessi negozianti. Vincenzo Lamberti, vicepresidente dell'associazione Luciana Card. In cosa consiste la Luciana Card, o meglio, quali sono i vantaggi, dove è possibile ritirarla e a cosa si ha accesso? Buongiorno. Allora, in ogni caso il progetto Luciana Card, diciamo, è il primo progetto ambizioso che mettiamo sul tavolo come associazione commercianti e artigiani delle due frazioni di Santa Lucia e Sant'Anna. Gli aspetti fondamentali che emergono da questo progetto è che la raccolta punti non ha scadenza e soprattutto non c'è richiesta di ulteriori costi economici, è completamente gratuita. Sono due aspetti da sottolineare, perché generalmente nelle altre raccolte punti molto spesso c'è una scadenza, quindi si dà un vincolo al consumatore di, nel poter in qualche modo velocizzare gli acquisti. Noi lasciamo fare in effetti ai nostri clienti gli acquisti in tutta tranquillità, quindi in tutta serenità, con le dovute tempistiche. Ovviamente loro, entrando nel circuito che abbiamo ampiamente pubblicizzato con la cartina manifesto, all'interno del circuito loro utilizzeranno un'unica card per poter acquisire punti punteggi. Ovviamente anche in questo bisogna dire che comunque c'è una società che gestisce per conto dell'associazione il progetto Luciana Card. Noi per tutti gli adempimenti burocratici e legislativi aderiamo al loro catalogo nazionale, che viene comunque pubblicizzato sul loro sito, che i consumatori possono andare sul sito della Punto Card per vedere online il catalogo punti. In effetti questo è il primo progetto ambizioso che stiamo mettendo in pista. Avrà comunque il lancio effettivo domenica sera, in occasione dell'evento che abbiamo organizzato insieme al gruppo I Popularia. Abbiamo creato un evento intitolato proprio Punti, Canti e Balli, proprio per rievocare un po' quello che storicamente è la tradizione popolare sia del commercio che della cittadinanza locale. Quindi ci sarà proprio un richiamo e uno start-up di partenza per questa serata di spettacolo. E bruciano le radici dei arbusti che ci sono, e questo crea con l'infiltrazione dell'acqua piovana quasi la certezza poi per cui la provincia ci ha chiesto di intervento, e ovviamente l'abbiamo fatto, perché è chiaro che c'è un disagio, ma il primo obiettivo massimo martedì sarà il pochino più l'acqua per mettere fino a di sicurezza a voi. Ciò vuol dire però che questo progetto deve andare al genio civile per essere validato, e poi dovrà essere realizzato. A cui ho chiesto un appuntamento con il proprietario della parete per capire anche meglio i tempi, anche per mettere a disposizione, perché tutto sia sollecitato.